Ciao, sono Lorenzo Franceschini, sono nato nell'82 a Milano e vivo a Senigallia e scrivo poesie e canzoni, ho scritto anche alcuni racconti, però prevalentemente poesie e canzoni. La mia prima raccolta è uscita nel 2010 in un blog, La poesia e lo spirito, e la raccolta si chiamava La mente bianca. Ora scrivo canzoni che suono e canto con il gruppo Arbitri Eleganzia, e con questo gruppo abbiamo pubblicato un disco che si chiama Canto a un pezzo di storia. Ho partecipato anche a un seminario all'interno di Esprimarte tenuto dal critico letterario Massimo Raffaeli a giugno 2015. All'interno di questo seminario ci sono state alcune performance di poeti, cantanti, cantautori, eccetera, e pare che io abbia vinto questa sessione di performance. Ho partecipato alla seconda edizione della Zattera dei Poeti alla Gola del Furlo, organizzata dalla Casa degli Artisti di Sant'Anna del Furlo. In più ho pubblicato alcune poesie, alcuni racconti in alcune riviste. Sono redattore di una rivista che si chiama Argo, rivista d'esplorazione, e di un'altra che si occupa più che altro di storia delle Marche, infatti si intitola Storia delle Marche in età contemporanea. Ho scritto degli articoli di critica letteraria in diverse riviste. Studi e problemi di critica testuale, filologia critica, Pelagos, eccetera. Il mio autore di riferimento per quanto riguarda lo studio, la critica, è Giordano Bruno. Io ho scritto diverse cose su di lui, ho fatto delle conferenze su questo argomento. Come modelli invece letterari per le mie canzoni, direi che molto importante è sicuramente De André, Fabrizio De André, che per me è come, non so, un modello di perfezione, di pulizia formale insuperabile. E infatti lo ascolto molto poco, perché più l'ascolto meno confido nei miei mezzi. E per quanto riguarda invece la chitarra, il suono della chitarra, Bob Dylan e Mark Knopfler per me sono stati molto importanti. Con gli Arbitri Eleganzie abbiamo iniziato a suonare nel 2000 ed è veramente una bella avventura che ci lega non solo come musicisti ma proprio come amici. Quest'ultimo disco, appunto Canto a un pezzo di storia, è stato elaborato in 3 anni. 3 anni di registrazione con Giovanni Imparato, che ci ha appunto ripresi, con Paolo Savelli, che ha disegnato la copertina, ha curato la grafica, e con Gianluca Rossetti, che ha fatto le foto. Io penso che questo è il lavoro più importante che abbiamo fatto, e anche che per quanto riguarda i testi e la musica e il cantato ho fatto fino adesso. Con gli Arbitri Eleganzie abbiamo anche ideato e messo in scena alcune volte, anche in Abruzzo, lo spettacolo di teatro canzone La storia del postino che cerca Babbo Natale, dove mettiamo insieme le nostre canzoni, dei testi narrativi e delle immagini, dei disegni fatti apposta per noi da Paolo Savelli, appunto il curatore anche della grafica del disco. Abbiamo anche fatto delle colonne sonore per alcuni progetti, uno in particolare era un lavoro sulla vendemmia di Corinaldo, un paese in provincia d'Ancona, e un altro è la colonna sonora di un video, di un cortometraggio di Enrico Paolini, dedicato a Scuretto, un personaggio sempre di questo paese. Abbiamo un sito, arbitrieleganzie.it, poi abbiamo una pagina Facebook, anche addirittura un'app, perché un nostro amico che si chiama Francesco De Liro ha curato appunto questo aspetto tecnologico del nostro gruppo. Come chitarrista sto lavorando con il poeta Andrea Mazzanti a un progetto di musica e parole che si intitolerà Il pubblico ludibrio.
fosse un cuore, quattro mura ad un computer. Non c'è un albero, un maestro che tu debba raddrizzare, ad una macchia che tu possa cancellare. Non c'è un utre, non c'è un tetto, non c'è un organo a motore, non c'è un organo vicino che disegni le tue ore. Né un sasso né una pietra, non c'è un fine né una meta, né qualcuno che ti parli di un altrove. Non c'è un letto per dormire, per amare o per soffrire, non c'è nulla se non quello che ti crei per non partire. Metti in gesto ogni cosa che parli di te. Lascia che il fiume la porti lontano da te. E per allegoria sfoglia un fiore che non ti consola. Yeah.